piatto tipico di Cefalù è sicuramente la pasta a teano. È un piatto di una millenaria tradizione di origine araba, sia per il nome Taiano, che viene da Taio, cioè Creta, che è il materiale per cui viene fatto il Taiano, che sarebbe la pentola di coccio, che è indispensabile per la realizzazione di questa pasta. Il piatto prevede una lunga preparazione propedeutica. Allora, partiamo dal manzo, che noi già ci troviamo sfilacciato. Dopo abbiamo il pecorino madonita, dopo il basilico, le melanzane che abbiamo messo sotto sale per così quando li friggiamo rigorosamente nell'olio d'oliva in padella a fetta intera, perché anche queste vengono sfilacciate. L'aglio che abbiamo messo nel ragù. Vado a mettere le melanzane. Allora, ora andiamo a comporre il piatto. Abbiamo tutti gli ingredienti pronti, quindi intanto asciughiamo un po' le melanzane dall'olio. Ed eccoci ad uno dei momenti più importanti. Mettiamo la pasta nell'acqua in ebollizione. Allora, l'acqua in ebollizione, allora caliamo la pasta. Un'altra cosa fondamentale è andare a sfilacciare le melanzane, che ci servono per comporre il piatto. Andiamo a mettere olio extravergine d'oliva per far sì che il piatto non si attacchi sul fondo, e il nostro salsa ragù. Posizioniamo i rigatoni. Andiamo a mettere la carne sfilacciata, le melanzane sfilacciate a mano e il nostro pecorino madonita. Mettiamo abbondante. Andiamo a prendere il nostro basilico e di nuovo un altro strato. Salsa di pomodoro, del ragù, carne sfilacciata, la melanzana sfilacciata a mano, e ci siamo. Andiamo a pressare leggermente il pecorino e il basilico. Di nuovo la pasta. Mettiamo di nuovo la carne sfilacciata, le melanzane, pecorino e un bel ciuffo di basilico. Il piatto è composto, manca solo di mettere il coperchio e infornare. E lo lasciamo un quarto d'ora a una temperatura di 90 gradi.